Allora, Vale, iniziamo subito. Come sempre, oggi c'è l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di un grande cantante, cantautore blues italiano. A Napoli nel 1955 nasceva Pino Daniele. Nato nel quartiere napoletano Porto, era il primogenito di sei figli di un modesto lavoratore portuale. Frequentò le scuole elementari presso l'Istituto Oberdan, dove ebbe come compagno di classe Enzo Gragnaniello. Profondamente appassionato alla musica fin da piccolo, si esibì per la prima volta a 12 anni in una festa di bambini e imparò a suonare la chitarra da autodidatta. Nel 1975 iniziò l'attività di session man, suonando nell'album che Mario Musella registrò per la King di Aurelio Fierro. L'anno seguente Pino Daniele apparve per la prima volta come chitarrista nell'album Sospiro di Jenny Sorrenti, sorella del famoso Alan Sorrenti. Nello stesso periodo partecipò alla registrazione dell'album Le due facce di Gianni Nazzaro, dello stesso Gianni Nazzaro. Però l'album di esordio è ed è rimarrà sempre Terra Mia, che venne pubblicato nel 1977. Pur essendo il suo primo album di inediti, all'interno ci sono brani che successivamente sono diventati veramente famosissimi come Terra Mia, Suono da Ieri, Natazzurella e Caffè, Libertà e Napoli è. Gli anni 70 si chiusero con la pubblicazione appunto dell'album Pino Daniele, nel quale il cantautore si distaccò maggiormente dalle influenze della musica partenopea per abbracciare sonorità di esplicita derivazione blues. Nell'album spiccano numerosi brani divenuti successivamente classici della sua produzione, come I So Paz, Gli Sto Vicino a Te, Chi Tena Umare, Potesse Essere All'Ero, Basta Una Giornata Sola e Donna Concetta. Infatti, il 27 giugno 1980 suonò in apertura concerto a San Siro per il grande Bob Marley. Nello stesso anno arrivò la pubblicazione dell'album Nero a metà. Il disco è presente nella classifica dei 100 dischi più belli italiani di ogni tempo, stilata dalla rivista Rolling Stone Italia. Il 19 settembre 1981 Pino Daniele tenne un grande concerto in piazza del Plebiscito a Napoli, di fronte a 200.000 persone, accompagnato sul palco da Tullio De Piscopo, Gioe Amoruso, Rino Zurzulo, Tony Esposito, James Senese. Insieme a loro realizzò al quarto album Vai Mo, con richiami preponderanti a blues, jazz, funk e rock. Tale miscela musicale è riscontrabile nei brani Yes I Know My Way, Viento a Terra, Have You Seen My Shoes e Notte che se ne va. Nel 1984 aprì anche il concerto del grandissimo Carlos Santana e Bob Dylan. Dal 1990, per molti mesi, Pino Daniele ridusse il numero di concerti per ragioni di salute. Nello stesso anno esce l'album Sotto Sole, con uno dei brani più storici, Quando. Il brano Quando divenne il tema principale del film del suo caro amico Troisi. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Mentre con l'album Dimmi cosa succede sulla terra del 1997 conquista 10 dischi di platino.
Un'altra bella curiosità, pensate alle Poste Italiane nel 2019 ha dedicato a Pino e Daniele un francobollo appartenente alla serie tematica Le eccellenze italiane dello spettacolo. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale, vi aspetto domani, un grande ciao da me, Silvia Pagni.